La fascia di mercato più ambita dell'ultimo periodo sembra essere la fascia bassa. Infatti, grazie agli smartphone economici, molti brand sono riusciti a farsi un nome, a entrare nelle grazie dei consumatori e quindi a poter crescere poi successivamente. Penso a Huawei, che ha sfruttato effettivamente gli smartphone economici prima di diventare il top produttore che in questo momento. Penso a Xiaomi, che ancora in questo momento punta forte su un rapporto qualità-prezzo molto elevata. Ma c'è un produttore, un colosso del settore mobile, che vuole puntare in maniera differente anche in questo caso sulla fascia bassa. Sto parlando di Samsung, che varia un pochino dalla serie J, che per anni è stata la fascia bassa secondo Samsung, e propone questo Galaxy M20, un dispositivo sicuramente interessante, con un dato della batteria che sorprende, ma che secondo me merita di essere approfondito. Quindi scopriamolo insieme nella nostra recensione. Galaxy M20 è espressione di come Samsung vede oggi la fascia bassa. Rispetto alla serie J, infatti, sono cambiate tante cose, dal design ai materiali fino alla tecnologia del display, ma andiamo con ordine. Questo Galaxy M20 è un prodotto acquistabile solamente su Amazon o in Samsung Store. All'interno della confezione troviamo, oltre al telefono, un caricatore standard, un cavo USB-C e le cuffiette auricolari. Personalmente preferisco rinunciare alle cuffiette ed avere subito una cover, ma questa è una questione di gusti e priorità. Preso in mano, la prima sensazione che ho avuto è che si tratta di un dispositivo davvero molto scivoloso, un dispositivo tutto curve, molto liscio, lucido sul retro, in policarbonato, veramente difficile per me utilizzarlo in maniera sciolta anche ad una mano, viste poi le dimensioni non proprio contenute. Il mio consiglio quindi è di prendere subito una cover, non tanto per proteggerlo quanto per migliorarne il grip. La costruzione generale è comunque buona, ma non mi piace tanto il gradino laterale che si crea tra la scocca e il display. Sembra come se il display volesse uscire dal corpo dello smartphone ed esteticamente non è il massimo. Il design del posteriore è abbastanza anonimo, certo in questa colorazione blu almeno un pochino meno noioso rispetto al classico nero, ma sulla parte posteriore trattiene comunque molte ditate, non so se si vede in camera in questo momento. Al contrario, la parte anteriore è un pochino più carina, con questo ampio display e il notch che Samsung chiama Infinity V. Sul posteriore troviamo anche il sensore di impronte digitali, per me posizionato un po' troppo in alto rispetto a dove si poggia naturalmente l'indice. Non è facile centrarlo e non è nemmeno velocissimo. Si può comunque poi sbloccare il dispositivo tramite il riconoscimento del volto 2D, un pochino più veloce, ma che non funziona al buio. Il display di questo Galaxy M20 è un TFT da 6,3 pollici Full HD con risoluzione 2340x1080. Si tratta di una buona unità per questa fascia di prezzo, soprattutto per la resa cromatica molto precisa e piacevole. Non essendo un AMOLED, ovviamente i neri saranno un po' grigini, ma per me il display è uno dei punti di forza di questo dispositivo. Al contrario, per me è migliorabile il sensore di luminosità, che ci mette sempre un paio di secondi di troppo ad adattarsi alle varie situazioni di luce. Tornando al notch, questo non dà troppo fastidio, ma non può essere nascosto via software. O meglio, c'è un po' di confusione da parte di Samsung, perché questo viene tagliato nelle applicazioni quando sono usate in orizzontale, ma invece viene mantenuto nelle applicazioni in verticale. In orizzontale quindi si perde la possibilità di sfruttare quella porzione di display accanto al notch. Questo succede anche quando guardiamo un video su YouTube, su Netflix o anche nella galleria, quindi in orizzontale quel notch semplicemente non c'è. Sta a voi decidere se questa scelta da parte di Samsung vi soddisfa o meno. L'hardware è all'altezza dei migliori entry level sul mercato. Troviamo un processore Exynos 7904 Octa-Core fatto in casa da Samsung, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili via microSD. Questo M20 è inoltre un dispositivo dual SIM ed ho molto apprezzato il triplo slot per due SIM ed una microSD. Non dovremmo quindi rinunciare alla seconda SIM se vogliamo espandere la memoria interna via microSD. La scheda tecnica si completa poi con Bluetooth 5.0, Wi-Fi, IMEI Mono Band e batterie da 5000 mAh, ma di quest'ultima ne parleremo più avanti. Le prestazioni poi non è che sono proprio entusiasmanti in termini di reattività e velocità, ma ha sempre svolto qualsiasi compito e gli abbia dato in pasto. È un dispositivo affidabile, su questo non ho dubbi, ma non è il dispositivo che consiglierei a chi cerca tanta reattività, operazioni veloci, in multitasking, nell'apertura delle applicazioni, eccetera eccetera. Un dispositivo concreto che fa tutto, ma che lo fa con molta calma. Anche i giochi non sono fulmini a caricarsi, ma una volta partiti non presentano problemi. Ovviamente dovremo accontentarci di dettagli grafici non al massimo, ma ricordiamoci che stiamo sempre parlando di un base di gamma.
Dove Galaxy M20 invece splende negli ingressi. Finalmente Samsung abbandona la micro USB nella fascia bassa a favore di una più moderna USB-C, mentre continua, per me giustamente, a puntare sul jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Sul fondo inoltre c'è lo speaker mono con un volume e una resa che effettivamente appartengono alla fascia bassa. Ma passiamo all'autonomia, certamente l'aspetto più interessante di questo Galaxy M20 con i suoi 5000 mAh. Già leggendo la scheda tecnica le aspettative erano altissime e devo dire che nell'utilizzo ha mantenuto le premesse. Per me chi sceglie questo smartphone può farne due utilizzi: o super intenso viste le dimensioni della batteria, o da telefono secondario visto il prezzo comunque contenuto e le prestazioni non al top. Nel primo caso, con un utilizzo super intenso, ho provato davvero con tutte le mie forze a scaricarlo in un giorno facendo una giornata super stress e ho concluso una giornata di 18 ore di utilizzo misto Wi-Fi 4G con 8 ore di schermo acceso e il 22% di carica residua. Questi dati confermano che le 10 ore di schermo acceso sono alla portata e che scaricarlo in un giorno è quasi impossibile. Il secondo caso invece, quindi con un utilizzo più leggero, mi ha permesso di fare le due giornate in tranquillità con 37 ore complessive di utilizzo e 4 ore abbondanti di schermo acceso, concludendo il secondo giorno con il 17% di batteria residua. Autonomia per me al top, c'è da fare i complimenti a Samsung, ma devo dire che secondo me si può ancora lavorare un pochino nell'ottimizzazione, soprattutto a schermo spento, dove ho trovato un consumo un pochino elevato, niente di preoccupante, ma comunque secondo me si può ancora migliorare un pochino. Il software invece è un po' una nota dolente, siamo purtroppo fermi ad Android 8.1 Oreo con la Samsung Experience 9.5 e patch di sicurezza di gennaio. Samsung però ha promesso l'aggiornamento a Pie con la One UI nel giro di qualche mese. Questa versione di Android e soprattutto questa versione della Samsung Experience fanno sembrare l'M20 uno smartphone più datato di quanto effettivamente non sia, perché mancano un po' di quelle ottimizzazioni e di quelle novità che hanno svecchiato i precedenti Samsung, mentre qui abbiamo veramente l'idea di avere a che fare con un Samsung di uno o due anni fa. Manca qualsiasi riferimento a Bixby, ma resta comunque un sistema operativo un po' troppo carico per le specifiche di questo smartphone. Sempre presenti invece le possibilità di personalizzazione dell'interfaccia tramite temi, icone e sfondi del Galaxy Store. Capitolo fotocamera. Sul posteriore troviamo due sensori, il principale da 13 megapixel f1.9 e il secondario ultra grandangolare da 5 megapixel f2.2. Sulla parte frontale invece troviamo la fotocamera per i selfie da 8 megapixel f2.0. Il sensore principale regala buoni scatti, soprattutto di giorno. Buoni dettagli, piacevoli le macro, magari i colori escono un po' smorti rispetto alla realtà, ma nulla di troppo grave. Al buio invece la situazione è un po' più critica, soprattutto a causa della riduzione del rumore particolarmente aggressiva del software Samsung, ma rimane comunque ad un livello accettabile per un base di gamma. Ritratti invece un po' deludenti, soprattutto per lo scontorno poco preciso. Diverso il discorso per la grandangolare, senza dubbio divertente da usare, ma 5 megapixel oggi sono davvero pochini. Di giorno gli scatti non sono male, ma sono utilizzabili davvero solo per i social. Inoltre appena cala la luce è praticamente inutilizzabile, tra la risoluzione bassa e la scarsa resa al buio sembra di tornare indietro di 5-6 anni. Al contrario mi è piaciuta la possibilità di correggere al volo la distorsione fisheye della lente ultra grandangolare all'interno della galleria. I selfie sono ok, i dettagli sono un po' impastati, ma il campo di visione è molto ampio. Buoni video che arrivano con entrambi i sensori a risoluzione massima 2336x1080 in 19,5 noni, buona la resa generale ma senza stabilizzazione, diciamo che sono comunque sopra la media per la fascia di prezzo. Samsung Galaxy M20 rappresenta la nuova filosofia di Samsung per la fascia bassa. Si tratta di un dispositivo affidabile e con un'enorme batteria, che farà felici quegli utenti che badano al sodo. Proposto a 229€, questo Samsung Galaxy M20 per me è un dispositivo dai due volti, con pregi e difetti che hanno un peso specifico diverso a seconda delle proprie esigenze. I motivi per non sceglierlo sono soprattutto due: la scarsa reattività e il software un po' datato, due aspetti correlati che potrebbero poi risolversi contemporaneamente con l'aggiornamento promesso da Samsung ad Android Pie con la nuova One UI. Se cercate quindi un dispositivo prestante e reattivo, questo Galaxy M20 potrebbe deludervi perché fa le cose veramente con molta calma. In questa fascia di prezzo ci sono dei dispositivi più veloci e più reattivi, quindi magari in questo caso Samsung Galaxy M20 non è lo smartphone che fa per voi.
ma allo stesso tempo so benissimo che questo M20 venderà tantissimo, perché un entry level di Samsung, da sempre gli entry level di Samsung comunque vendono a priori rispetto alle qualità del dispositivo. Qui devo dire che comunque è stato fatto un passo in avanti rispetto alla serie J, perché è un dispositivo che fa tutto e non delude in niente, e questo è effettivamente un dispositivo che penso sia perfetto per i miei zii, i miei nonni, persone che magari non guardano tanto alle specifiche, alla velocità massima, ma all'affidabilità e all'autonomia. E qui Samsung comunque ha fatto centro, è un dispositivo che fa tutto, che dura tantissimo e che per chi magari non sta a guardare i tempi di apertura delle applicazioni va benissimo, ha una buona fotocamera, un buon display, un'autonomia eccellente, quindi i fondamentali ci sono, magari tutto il resto potrebbe migliorare magari proprio con il prossimo aggiornamento. E niente ragazzi, io con questo ho concluso, ma voglio lasciarvi con una domanda: secondo voi nella fascia bassa cosa è più importante, le prestazioni o l'autonomia? Io ho una mia idea, ma voglio sentire la vostra qui sotto nei commenti. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace qua sotto, mi raccomando poi fatemi sapere la vostra su questo Galaxy M20, cosa ne pensate, se avete intenzione di acquistarlo o vi può interessare per qualche acquisto in famiglia. Iscrivetevi ovviamente al canale ed attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video nel momento in cui questi escono. Mi raccomando, noi ci vediamo nel prossimo video. Io sono Tony Castano per tuttoandroid.net.